Consulenza 18, siamo con Giacomo Camisa, Head of Retail di Schroeder's. Dottor Camisa, qui a Consulenza quest'anno Schroeder's ha partecipato ha organizzato una conferenza sui temi dei trend demografici. Di cosa avete parlato? Principalmente in due cose. Il primo è il trend demografico che dura ormai da tantissimi anni e che vede, come tutti sanno, una minor popolazione esponenziale in Europa, con un calo di circa il 4% nei prossimi decenni a favore di paesi emergenti, che tutti lo sanno, ma anche dell'Oceania, che sarà forse una delle aree con maggior aumento demografico. Legato a questo anche un trend sempre più forte verso lo stile di vita delle persone. Il trend che noi vediamo è un trend che porta ad oggi le persone a vivere nelle cosiddette global cities, città globali che possono attirare persone per studiare, lavorare, vivere una vita anche socialmente aperta e anche una fase pensionistica più divertente, più rilassante. Questo penso che sia uno dei trend più forti in questo momento e ce lo dicono anche i numeri. Pensate che oggi le prime 30 città globali al mondo contano quasi 580 milioni di abitanti, quindi è un trend già assolutamente in essere. Ecco, questi trend che lei ha descritto ovviamente hanno anche delle implicazioni sugli investimenti finanziari. Possiamo riassumere quali sono? Sicuramente dobbiamo concentrarci sui nuovi trend sociali, ma anche di consumo delle persone. Alcuni investimenti già li notiamo, sono quelli che vanno verso società web, ma allo stesso tempo possiamo cominciare a pensare anche a investimenti su queste grosse città globali, così come nuovi metodi anche di analizzare le società su cui andiamo a investire, metodi che non guardano più solamente le opportunità di rendita di queste società, ma anche il metodo con cui raggiungono questa rendita. A nostro avviso gli aspetti, diciamo, social responsible negli investimenti saranno una cosa sempre più forte, sempre più ricercata anche dagli investitori. Allora, grazie a Giacomo Camisa per essere stato con noi. Grazie a voi.